Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qua a darvi dei consigli su come fare dei musical. Prima di tutto, non sono il muser più bravo di questo mondo, anzi forse il peggiore. Però qualcosina l'ho imparata. Faccio questo video perché qualcuno di voi me lo ha consigliato e non posso non farlo. Se non mi seguite su musical, siete delle personcine molto cattive. Quindi correte subito, questo è il mio profilo e questi sono tutti i miei musical. Ora non si carica bene, però vabbè. Questo qui e il più recente che ho fatto è questo. Botte di culo solo quando cado. Se fate il mio musical riceverete in cambio un mio mi piace e un mio commento. In tanti, mi raccomando. Iniziamo per prima cosa dal telefono. Un mio consiglio è usare un telefono, diciamo, decente, non troppo vecchio, perché sennò dopo c'è il rischio che il musical non viene bene. Una cosa molto importante è la luce. Un mio consiglio è o fare i musical dietro a una finestra, quando c'è la luce del sole, oppure comprare delle luci bianche. Così vi rimette a risalto tutto il vostro viso. Vi sconsiglio di fare i musical al buio perché vi vedrete molto male così. Quando fate dei musical, ragazzi, tenete il telefono sempre così, lungo tutto il vostro braccio, mai così vicino. Prima di tutto è molto brutto da vedere e poi non si vedrà quasi niente. Se siete alle prime armi e non sapete come fare le mosse, il mio consiglio è seguire i video più popolari che ci sono su Musical.ly. Prima di fare una canzone, imparate bene le mosse da fare e anche il testo, ovviamente. Per chi non lo sa, Musical.ly ha 5 velocità: epico, lento, normale, veloce e lips. Ora proviamo la modalità epica. Come vedete, va molto veloce. Una volta finito, viene fuori così, molto piano. Poi con la modalità lenta, sempre la stessa cosa, però leggermente più veloce di epica. Poi c'è la modalità normale, che registra normale e il musical dopo alla fine viene normale. E poi c'è la modalità veloce, che registra così, molto piano. E una volta terminato viene fuori così, leggermente più veloce. Poi c'è l'apes. Ci mette un'eternità, come vedete. E va leggermente più veloce della modalità veloce. Il mio consiglio è usare o veloce o l'apes per fare i musical. Io uso l'apes. Cosa importantissima, il telefono deve seguire la mano. Mi raccomando, cosa molto importante. Se in una canzone c'è la parola up, il telefono deve seguire la mano, quindi così up. Oppure se c'è la parola down, va così. Per quanto riguarda il poro invece, fatelo così, in questo modo. Così risulterà molto più bello. Non fate i musical in questo modo, tipo così, veloce. Con calma, molta calma, movimenti molto fluidi. Fate in questo modo. Ora facciamo in diretta un musical. Voglio fare sempre quello del mio audio. Solo quando cado. Eliminiamo perché non mi piace per niente. Ok, se vi sono stato d'aiuto e se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere sotto nei commenti. E se vi è piaciuto, posso portare un secondo video su come fare i musical, così vi spiegherò anche come fare le transizioni, che oggi non le ho proprio spiegate. Voglio fare una scommessa con voi: se raggiungiamo i 100 mi piace in un giorno, io mi raso zero tutti i capelli. Tanto questo non succederà mai, quindi sono salvo. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale, fate esplodere il tasto di iscriviti e seguitemi sui miei social. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Addio, addio, amici, addio, addio. Ma venite domani da noi. Ciao!